Il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato l'ok definitivo alla graduatoria per effetto della quale è stata disposta, grazie ai fondi del PNRR, l'assegnazione in favore della Teramambiente e della società Montagni Teramane Ambiente la somma di oltre 28 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto biodigestore per la produzione di biogas dai rifiuti, che sarà posizionato nell'area di Carapollo a seguito della bonifica del vecchio inceneritore. Si tratta del finanziamento più importante che il Comune di Teramo abbia mai gestito e sicuramente è frutto di un lavoro importante e anche di una pianificazione importante. Questo a dimostrazione che per i grandi progetti c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di consapevolezza anche di quello che è il territorio e di quanto è possibile uscire fuori dai confini che il territorio comunale comunque per geograficamente ci pone. Essendo a valere sul PNRR, comunque le tempistiche sono strette di per sé, per definizione. Si tratta comunque di un termine dei lavori completo entro il 2026. Ripeto, su un importo così importante e su un lavoro comunque molto, molto grande, il 2026 sembra lontano, in realtà è veramente poco tempo. La realizzazione del biodigestore, che attraverso il trattamento dell'organico consentirà di produrre biometano, va nella direzione di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini. Questo sia perché porterà a una gestione del ciclo dei rifiuti sempre più green ed efficiente, producendo anche un ulteriore abbattimento della tariffa, sia perché rappresenterà un tassello importante nella risoluzione della cronica carenza di impianti in provincia di Teramo. Avere una percentuale di raccolta differenziata al 72, quasi 73% e poi portare i nostri rifiuti in giro per l'Abruzzo non era pensabile. Oggi sì, tutto ciò ci è stato riconosciuto, riusciamo anche a rimediare ad una ferita che abbiamo sul territorio, che è quella del vecchio inceneritore, e tutto ciò non può che dare soddisfazione.